Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica proposta settimanalmente da Confindustria Abruzzo Medio, Adriatico e Rete 8. Nella puntata odierna torniamo su un tema che abbiamo a più riprese trattato nel corso delle nostre stagioni televisive. Ci occupiamo di nuove generazioni e più esattamente di dialogo tra le generazioni. In un momento storico come quello che attraversiamo, connotato da una impronta tecnologica in forte accelerazione e ciò impone nuovi modelli, proprio i giovani possono diventare basilari in questo processo di sviluppo. Ne parliamo attraverso testimonianze portate dagli ospiti che sto per presentarvi. In studio abbiamo Alessia Giandomenico, docente ideatrice di Studio Facile con Ale. Buonasera. Buonasera. E ancora abbiamo in questo caso sempre qui in studio Giorgia De Cecco, che è Sales Manager Confezioni Mario De Cecco. Buonasera. Buonasera. Andiamo in collegamento per salutare Massimo Cesarino, che è Area Manager presso MAV. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e alle persone in studio. Perfetto, questi sono i nostri ospiti, quindi noi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione e partiamo dalla professoressa Giandomenico, che è docente di scuole medie superiori, è scrittrice ed è una nuova figura nel mondo della comunicazione, è una TikToker e più esattamente si definisce Prof Talker. Quindi la prima domanda per questa nostra ospite è: come è cambiato il modello di comunicazione, come è cambiato l'insegnamento e qual è l'apporto attraverso queste nuove maniere di comunicare che da lei e soprattutto qual è il feedback che riceve a lei? Buonasera di nuovo innanzitutto e sicuramente che dire che tra generazioni c'è un cambiamento a livello tecnologico, digitale sicuramente, e questo cambiamento ovviamente si ha anche nel mondo dell'insegnamento. Io stessa in prima persona appunto ne sono la testimonianza, perché se una volta l'insegnamento era appunto quello frontale, quindi cattedra alunno, oggi appunto ci sono varie vie di comunicazione. Una di queste è la tecnologia che io in primis ho adottato. Ovviamente appunto questa tecnologia ha investito il mondo dell'insegnamento, ma non solo, ha investito il cambiamento generazionale in generale, sono cambiate le relazioni, appunto è cambiato il lavoro in tutti i settori, perché è nato questo lavoro da remoto che appunto fino a qualche anno fa non c'era. Probabilmente anche l'avvento stesso della pandemia ha portato questo cambiamento nel mondo del lavoro, che appunto ha sicuramente il suo risvolto positivo. Ovviamente c'è da dire che tra generazioni questo cambiamento può aver portato anche qualcosa di negativo, a mio parere. Quello che penso sia da modificare magari è a livello relazionale. Ecco, se una volta le relazioni erano faccia a faccia, oggi c'è il rischio di isolamento sociale forse con la troppa tecnologia. Quindi il mio consiglio, a prescindere che io sia un insegnante, che io faccia un altro mestiere o che io sia una persona comune, è quello appunto di rimanere in equilibrio tra il mondo reale e la tecnologia. Come sempre l'uomo al centro, che deve fare un uso razionale e consapevole dei mezzi che ha a disposizione. Con questa considerazione vado dal nostro ospite in collegamento, che è in rappresentanza di MAV, una azienda associata a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Ci può dare il punto della situazione, una visione d'insieme relativamente al rapporto intergenerazionale all'interno delle aziende, visto che Cesarino, dal quale andiamo adesso in collegamento, ha una connotata e forte esperienza relativamente alle risorse umane, al capitale umano, meglio. A lei.
Grazie. Sì, allora oggi noi stiamo vivendo una fase in cui per effetto dell'allungarsi della vita, dello spostarsi in avanti, dell'ingresso nell'età pensionabile, oggi in azienda si confrontano quattro generazioni che, come diceva l'intervento prima, dialogano in maniera diversa, hanno un approccio alla vita diversa, al lavoro, alle dinamiche di apprendimento, allo stile di vita. Ovviamente questo genera anche in azienda la necessità di dover dialogare in maniera diversa con queste diverse necessità. Sicuramente grossa oggi l'attenzione verso quella che è la generazione Z, l'ultima generazione, perché sarà la classe dirigente di domani, è quella che prepara le dinamiche e le organizzazioni di domani. Avere quattro generazioni può essere un'occasione, sicuramente difficile, ma un'occasione, perché c'è la possibilità di poggiare su solide presupposti valoriali una nuova visione, spesso molto più inclusiva, molto più portata verso l'apertura all'esterno. Cosa si può fare? Si può sicuramente essere attenti a queste diverse necessità. L'azienda deve essere pronta a, io penso, a non demotivare quelle che sono le diverse esigenze, diverse richieste. Come si può dialogare? Cercando di portare tutte le persone alla comprensione dell'altro, creando occasioni formative, consapevoli che oggi le persone apprendono in maniera diversa. Le nuove generazioni apprendono attraverso il digitale, vogliono un apprendimento che sia costante, continuo, sempre pronto. Dall'altro, io penso che però poi in fondo le distanze non siano clamorose. Se pensiamo che tutte le generazioni in fondo vogliono essere felici, socialmente soddisfatte, vogliono una vita in salute con esperienze gratificanti. Quello che è cambiato è il contesto, quello che è cambiato è il mondo. Oggi tutti quanti noi, e le aziende in particolare, devono cercare di capire questi contesti, laddove possibile anticiparli, e cercare le organizzazioni che siano in grado di generare soddisfazione, inclusione e anche orgoglio in chi partecipa a queste aziende. È una sfida sicuramente complicata, ma è la sfida delle aziende che guardano al futuro. Una sfida non impossibile da affrontare, quindi certamente è un bel messaggio questo che ha lanciato, quindi inclusione. E, detto da lei, il fatto che non ci sia questa distanza che molte volte viene così sottolineata dall'esterno tra generazione Z e i cosiddetti boomer è incoraggiante. E, con una considerazione così che ci manda noi in un'ottica temporale di transizione. Io vado dalla prossima ospite, De Cecco, per capire all'interno della sua azienda, che nasce nel 1964, un'azienda associata a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, come si vivono queste dinamiche a lei? Grazie per la domanda, perché mi dà la possibilità di ricordare che quest'anno l'azienda compie 60 anni. E infatti è dal 1964 che progettiamo e produciamo abbigliamento da lavoro con una duplice funzione: da una parte quella imprescindibile, della protezione del lavoratore nel suo lavoro quotidiano con un abbigliamento comodo, funzionale e certificato, e dall'altra quella di comunicare sempre attraverso l'abbigliamento un'immagine aziendale coerente con i valori dei nostri clienti. Completiamo la nostra offerta distribuendo dispositivi di protezione individuali, collaborando con i più importanti produttori di IDP, andando così a fornire al nostro cliente una protezione totale da tutti gli eventuali rischi sul lavoro. E da questa che è la nostra missione sono poi scaturiti molti cambiamenti che hanno portato l'azienda ad essere sempre più internazionale e competitiva. Infatti ad oggi con circa 400 persone, stabilimenti e depositi localizzati in varie parti del mondo come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Tunisia,
Singapore, riusciamo ad essere sempre più vicini al nostro cliente e soprattutto alle loro esigenze. A questo proposito mi fa piacere anche condividere con voi la soddisfazione di esserci aggiudicati una gara per il gruppo Stellantis come unici fornitori, dove andremo a produrre circa 800.000 capi per i vari paesi dove il gruppo è presente, con un abbigliamento unico appunto per tutti gli stabilimenti, ma la cosa più importante è che è stato progettato qui nella sede di San Giovanni Teatino. Nel tempo appunto anche l'aspetto della progettazione, della produzione è cambiato molto, infatti siamo passati a produrre i guanti da lavoro, la semplice tuta blu, ad una produzione sempre più personalizzata e completa, andandola a creare, possiamo dire, a quattro mani con il nostro cliente. Negli ultimi anni, nello scorso anno, abbiamo introdotto un nuovo software 3D che ci permette di velocizzare le varie fasi di progettazione, diminuire gli eventuali prototipi, tutti i prototipi di prodotto, andando a promuovere appunto un risparmio di materia prima e di energia elettrica. Questa innovazione si sposa perfettamente con l'impegno che l'azienda si sta assumendo in diversi anni, proprio investendo in iniziative per ridurre il proprio impatto ambientale. Dalla scelta di fibre e tessuti riciclati ed organici di qualità al riciclo degli scarti tessili e al recupero dei capi di fine vita presso gli stabilimenti dei nostri clienti, fino ad arrivare a tutte le certificazioni aziendali che appunto testimoniano ulteriormente la bontà delle procedure adottate. E quindi stiamo parlando di dispositivi che non servono esclusivamente, come una volta, a coprire il lavoratore. Ci sono tanti aspetti da considerare. E io le faccio una domanda che così mi è venuta in mente mentre lei parlava, no, di questo minuzioso processo che vi vede leader, a questo punto possiamo dire tranquillamente a livello mondiale. Il periodo del Covid come è stato vissuto? Che richieste avete avuto? Se ci sono state richieste particolari in questo periodo e come ha cambiato la vostra attività? Allora, il periodo del Covid fortunatamente non ci siamo fermati, perché comunque eravamo una categoria che producendo abbigliamento di sicurezza, siamo andati avanti, però comunque è stato un momento di ci siamo un attimo soffermati, ma poi siamo subito ripartiti, perché il contesto era molto molto veloce, il cambiamento, cioè dovevamo subito essere pronti, quindi non diciamo che siamo andati avanti, ecco, non assolutamente mi piaceva appunto ascoltare questa visione di reattività che è importante nelle grandi aziende, quindi sapere che siete andati lo stesso avanti appunto per andare incontro, no, alle esigenze di mercato, che comunque sono state tante, non solo dal punto di vista sanitario. Noi torniamo nuovamente al cuore del nostro tema, che è incardinato nel discorso delle nuove generazioni, dei dialoghi, di come cambiano i paradigmi e di come la tecnologia sia centrale e basilare. Torniamo dalla dottoressa scrittrice, la nostra professoressa, per continuare a disquisire in merito a questo aspetto. A lei. Abbiamo nominato le generazioni e io mi sono un po' documentata, no? Più che altro ho riflettuto e c'è stato proprio un cambio a livello tecnologico tra generazioni, scansionato da tre fasi diverse, secondo me. Parlando di generazione X, che oggi definiamo un po' boomer, ma sarebbe la generazione dalla fine, diciamo, degli anni 60 agli anni 85 più o meno, secondo me può essere definita come la generazione che ha iniziato ad utilizzare il computer. Poi ci sono i millennial, in cui rientro anche io,
che siamo la classe che ha iniziato ad utilizzare i social, mentre oggi c'è appunto questa famosissima generazione Z che ha iniziato a utilizzare il digitale. Voi direte che differenza c'è? Invece la differenza sta nel fatto che mentre all'inizio appunto si utilizzava questo accessorio nuovo, questo computer, poi pian piano ci siamo spostati verso i social per capire appunto come comunicare tra di noi, invece oggi la generazione Z utilizza il digitale in che senso? Utilizza questo strumento, questa risorsa per tutto, per lavorare, per studiare e appunto qui entro in gioco io. Io se non fosse stato insomma per questa generazione che posso dire mi ha messo anche in moto, perché io lavorando a scuola sono entrata in contatto con questi ragazzi e ho capito anche la necessità, no, di questa nuova generazione, ho iniziato a lavorare anche sui social, quindi ad utilizzare questa risorsa proprio per insegnare. È da lì che nasce anche il mio percorso da questo punto di vista. Quindi ho capito che il mondo va molto veloce, quindi c'è bisogno della tradizione unita all'innovazione. Quindi io ovviamente parlo del mio campo, ma penso che questa cosa sia applicabile in tutti gli altri campi. E appunto, come ho detto prima, ci sono aspetti negativi, ci sono aspetti positivi, però quando il digitale, il social è utilizzato in questo modo, io penso che appunto a prescindere dalle differenze tra generazioni non si possa far altro che ringraziare comunque tutto quello che c'è di nuovo oggi. Io ringrazio appunto queste nuove tecnologie, questo nuovo modo di pensare per tutto quello che mi ha portato, anche perché appunto senza questo nuovo mondo io forse non sarei nemmeno mai arrivata a scrivere appunto questo libro qui. Quindi parliamo quindi di questo libro, Il ripassone d'italiano, sì. L'abbiamo visto mentre lei parlava, la regia attentamente ha mandato le immagini di questo libro, perché nasce e come è stato accolto. Sentiamo. Appunto il mio profilo di Studio Facile con Ale nasce durante il lockdown proprio, perché mi ero appena laureata e il mondo si era un attimo fermato, però siccome appunto a me piace comunque non rimanere mai ferma, mi sono messa a fare queste mini lezioni culturali sui social e poi da lì, siccome c'è stato un boom improvviso dei follower, comunque una crescita improvvisa, appunto sono stata contattata anche da questa grande casa editrice che è la Mondadori, che mi ha permesso appunto di scrivere questo libro, che è un libro di grammatica, eccolo qui, e dove appunto non faccio altro che riportare queste mini lezioni che ho creato sui social in maniera cartacea. Ovviamente sono delle mini lezioni molto divertenti, perché penso che oltre alla velocità oggi ci debba essere anche quella parte non noiosa, divertente, che è ciò che piace anche alle nuove generazioni e che le attiri un po' verso insomma questo mondo culturale che non sempre riesce ad attirare, riesce a piacere. E quindi appunto ringrazio nuovamente la tecnologia e il cambiamento che sta vivendo insomma la generazione di oggi, il mondo di oggi, ovviamente sempre rimanendo fermi sul presupposto che tutto ciò che la tecnologia porta va saputa gestire con equilibrio. Ecco. E rimarchiamo questo aspetto, sottolineiamolo ancora, perché soprattutto in questo momento storico e alla luce di tante vicende che abbiamo ampiamente ascoltato e seguito attraverso la stampa in questo periodo, non va demonizzata la tecnologia, va semplicemente posto l'accento sull'uso che facciamo quotidianamente tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione. Vado da Cesarino, perché si parlava qui in studio di generazione Z, dei millennial, dei boomer. Cesarino, le aziende che cosa devono tenere in considerazione relativamente a questo aspetto? Cosa tenere in considerazione? Un po' ce lo siamo già detti prima, il fatto che abbiamo, e lo hanno detto anche le persone prima di me, se ci pensiamo, cioè il fatto di poter avere delle generazioni, poter inserire nuovi modi di fare le cose, però poggiandole su un setting valoriale e di esperienza importante. Questo lo si può fare solo se le generazioni tra di loro dialogano,
e per dialogare bisogna anche essere pronti a dialogare, abbandonare la logica, abbiamo sempre fatto così o si fa così. Anche lì avete la dimostrazione di un'azienda che ha saputo innovare partendo da cose, da una tradizione forte, lanciandosi nel futuro con nuove sfide. L'insegnante dimostra che c'è un modo nuovo di fare un mestiere antico, che è quello dell'insegnamento, di comunicare in maniera diversa. Oggi le aziende devono fare questo, devono essere in grado di ascoltare e generare contaminazione tra le generazioni, non semplicemente parlare ma contaminarsi, imparare l'uno dall'altro e prendere e iniziare a guardare al futuro in questa maniera forte. Capire che oggi le nuove generazioni hanno bisogno di sentirsi ingaggiate, di non avere solo un lavoro, ma di essere all'interno di un'organizzazione nella quale si possono sentire orgogliose e nelle quali possono crescere. Crescere come persone prima che come lavoratori. E ovviamente le aziende devono essere brave a non disilludere. Il processo di ingaggio inizia da lontano, inizia nel raccontarsi e nel parlare. Oggi non si fanno più dialoghi, non si fanno più colloqui forse, ma ci sono delle reciproche, del parlarsi insieme, l'azienda che parla con il candidato che si racconta, e l'azienda deve essere brava a mantenere le promesse che fa in serie di selezione e che poi deve mantenere quando la persona, la risorsa entra all'interno dell'azienda. Comprendere quali sono le esigenze e cercare di soddisfarle senza mai tradirle e mantenere la propria coerenza rispetto a quello che si dice all'esterno e quello che si comunica con le persone. E questo può essere sicuramente una sfida importante se vogliamo guardare al futuro in maniera allargata, in maniera importante, mettendo, come diceva lei, al centro le persone che sono il vero patrimonio delle aziende, di una società. Grazie Cesarino, annuivano qui in studio, quindi vado da De Cecco per capire queste dinamiche che sono state appena illustrate, come si trasferiscono in un contesto lavorativo come quello dell'azienda De Cecco. Beh, senza essere troppo di parte, posso dire che c'è fiducia verso le giovani generazioni e il contributo che queste possono apportare a tutti i livelli. In un'azienda storica come la nostra non è scontato riuscire a trovare il giusto equilibrio tra le diverse generazioni inserite all'interno dell'organizzazione, ma ogni giorno è una buona occasione di confronto anche per sfruttare i vantaggi che ne scaturiscono. La parte più longeva dell'azienda è sicuramente quella che ha memoria storica, ha esperienza e conoscenza di tutte quelle visioni del più consolidate del business, ma la nuova dal canto suo è fonte di, secondo me, è proprio fonte di nuove idee, più predisposta al cambiamento e lo vive con maggiore flessibilità. Negli ultimi anni, con il pensionamento dei dipendenti più storici e l'introduzione di molti giovani all'interno dei reparti, e questo grazie anche a dei percorsi di crescita, a delle proprio formativi sia interni che esterni all'azienda, la stessa è cambiata e si è abbassata molto l'età media del nostro organico a circa 45 anni, dotandosi anche di professionalità che riescono comunque a mantenerla sempre attiva, a farla crescere sempre di più, a essere sempre più appunto in un contesto così sfidante e sempre in grado, in grande cambiamento, di essere sempre al centro dell'attenzione.
È in corso quindi un vero passaggio generazionale dell'organico, ma anche della stessa direzione aziendale, che gradualmente sta facendo spazio alla terza generazione della famiglia, rappresentata da me, da mia sorella e dai miei cugini Matteo e Alessio. E credo di poter parlare anche per loro, quindi anche per noi è fondamentale contare sui giovani collaboratori, ma contare anche su coloro che ci sono sempre stati. Questo per riuscire a portare avanti con successo il sogno dei miei nonni, che poi è diventato anche il nostro. Lei ha carta bianca in azienda? Quali sono? Non ancora, in 20 anni che sono in azienda non ancora, ma perché i nostri genitori sono giovani, diciamo che il cambio generazionale c'è stato 20 anni fa, quando sono entrati ancora più mio zio e mio padre, perché loro hanno 60 anni, quindi sono giovani. E personalmente che tocco ha dato all'azienda? Come ha inciso? Io forse anche dal punto di vista umano, sinceramente. Ok, parte operativa va bene, però secondo me qualcosa anche dal punto di vista umano, nel parlare con i dipendenti, creare un team. Cioè, per noi è una famiglia, è una famiglia all'interno dell'azienda. Molto bello, bellissimo questo messaggio. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi io ritornerei ancora da Gian Domenico per sviscerare ancora un po' il libro, parlare di giovani, parlare di questo approccio alle nuove tecnologie, ma soprattutto vorrei sapere, è una domanda che può sembrare così un po' particolare, però mi interessa sapere, e lei saprà cogliere il perché gliela pongo, come hanno reagito le professoresse, quelle giustamente più autorevoli, le professoresse un po' vecchio stile, che però sappiamo bene che sono un patrimonio, come ben si diceva prima, non vanno assolutamente demonizzate perché non adoperano le nuove tecnologie. Questa è una delle domande che mi viene posta più spesso e posso dire che a livello scolastico, quindi quando lavoro a scuola, diciamo, vengo ben accolta, quindi piace l'innovazione, ciò che ci metto di mio, sia ai colleghi sia agli alunni, ovviamente. Ho invece trovato un riscontro, quasi sempre positivo anche sui social, però c'è una piccola percentuale di docenti che non apprezza quello che faccio, ma ciò che critica non è tanto appunto il lavoro svolto, ma viene criticato spesso l'aspetto fisico, e penso che questa sia una delle cose più sbagliate, perché spesso si associa magari appunto l'aspetto fisico a quello che si fa, che è sempre una cosa negativa. Quindi diciamo, se c'è una cosa un po' meno bella che ho riscontrato facendo appunto questo tipo di attività, è solo in minima parte sui social, però a livello scolastico devo dire la verità, il lavoro che svolgo viene sempre ben accettato, sia appunto da colleghi ma soprattutto dagli alunni, che poi sono la parte che ci interessa di più, penso, no? Agli alunni piace il fatto di ritrovarsi in classe una docente che insegna nella maniera tradizionale, però è anche empatica verso di loro, quindi comprende anche, diciamo, il loro aspetto umano, ma comprende anche la necessità che hanno di vedere a scuola quel mondo che si ritrovano poi nelle mani ogni pomeriggio, no? Perché è impossibile pensare che a scuola ormai non ci sia la tecnologia, è il 90% della nostra giornata, quindi è ovvio che al tradizionale della scuola appunto si unisca anche questa parte qui. Grazie per questa risposta sincera, che ci fa capire quanto ci sia ancora da fare e quanto sia importante continuare a insistere sul discorso della nuova comunicazione, dei nuovi modelli, nuovi paradigmi, che ormai sono una realtà e una necessità se vogliamo iniziare a ragionare in un'ottica di più largo respiro. Quindi siamo giunti al termine della nostra trasmissione, non mi resta che ringraziare
i nostri ospiti, quindi ringrazio ovviamente qui in studio Alessia Giandomenico, grazie, buonasera. Grazie a lei. E ancora in studio Giorgia De Cecco. Grazie, grazie a lei, buonasera. Vado in collegamento per ringraziare per il contributo Massimo Cesarino. Grazie a voi e grazie a tutti. Per la parte tecnica ringrazio in regia Francesco Berardinelli, ovviamente ringraziamento a tutti voi telespettatori per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana.